Mentre il mondo stava a guardare, questo è il titolo del libro scritto da una donna magistrato, Le sue battaglie nel nome della giustizia. Do il benvenuto alla dottoressa Silvana Arbia. Ben trovata, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie. Allora, domanda d'obbligo, come è maturata in lei l'idea, la voglia di lasciare un incarico importante a Milano presso la Corte d'Appello e andare in Ruanda presso il Tribunale Penale Internazionale, appunto, che si occupava di uno dei più grandi genocidi del XX secolo? Che cosa l'ha spinta? La giustizia deve essere accessibile a tutti e seguire la giustizia a Milano mi sembrava non sufficiente, quindi contribuire a servire la giustizia dove c'era una grande domanda dopo il conflitto del 94. Come le ha detto, il genocidio del 94 è uno dei più efferati, dei più incomprensibili del secolo XX. E non solo, ma questo tribunale ha finalmente per la prima volta qualificato il genocidio come crimine internazionale sulla base della convenzione sulla repressione di questo crimine. È un genocidio che è stato commesso col machete, con la parola, quindi con la comunicazione, incitando direttamente e pubblicamente ad eliminare il gruppo etnico, che è uno dei quattro gruppi protetti dalla Convenzione sulla repressione del genocidio, e altri tre gruppi sono il gruppo religioso, il gruppo nazionale e il gruppo razziale. Quindi un dovere di andare e contribuire a ricostruire anche una parte di questa storia recente, importante, che è poco conosciuta. Una voglia, un entusiasmo che parte fin dalla tenera età, da quando frequentava le scuole elementari. Da lì è nato questa voglia, appunto, di combattere per avere giustizia. Lei a pagina 15, nelle prime pagine del suo libro, scrive: di fronte alle difficoltà non mi sono mai arresa. A Venezia i primi 3 anni sono stati difficili, ma ho reagito. Dovevo dimostrare quanto si sbagliavano sul mio conto e per farlo ho studiato 3 volte più degli altri. Ho finito il liceo con il massimo dei voti, ricevendo pure la medaglia per meriti scolastici. Trasformare i sentimenti distruttivi come la rabbia, il senso di umiliazione, la solitudine in energia positiva, voglia di riscatto, sano desiderio di rivincita, ed è stato questo il mio segreto, quindi combattere per avere giustizia e soprattutto combattere per aiutare persone, come è successo appunto al popolo ruandese, che non aveva avuto fino a quel momento la possibilità di riscattarsi. Non aveva avuto la possibilità di far riconoscere i responsabili come tali e le vittime come tali, quindi il contributo è stato molto importante, ma quello che è espresso in quel pensiero che lei ha citato è che purtroppo la condizione umana è condizionata da mille problemi, discriminazioni che possono demoralizzare anche le persone più solide, quindi bisogna cercare di usare le energie che vengono poi dalle emozioni, le reazioni che un essere umano ha di fronte alle ingiustizie, ma questo non deve demoralizzare, renderci passivi, il contrario, deve incoraggiarci a fare quello che possiamo fare nell'ambito di ciascuno per agire e soprattutto capire i cambiamenti, perché la giustizia penale internazionale è un grosso cambiamento e ci sono due possibilità. Si può rimanere a guardare, a stare a guardare passivamente come spettatori, o si può agire e essere implicati e dare un contributo attivo. Io penso che soprattutto per i giovani, per le giovani generazioni, la scelta obbligata è quella di coinvolgersi, e quindi di essere attori dei cambiamenti che viviamo ogni giorno. Per quanti anni è rimasta in Ruanda, Silvana? Quasi 9. La prima sensazione che ha provato atterrando in Africa, in Ruanda, qual è stata? È una grande sofferenza per la desolazione e per l'isolamento in cui mi sono trovati i primi tempi, perché mi sono recato in un paese che non era il mio, parlando una lingua che non era la loro lingua e non avendo la stessa cultura giuridica, non avendo lo stesso colore della pelle, tutto conta per
rendere molto difficile questo tipo di intervento. E il risultato però è stato quello che non solo il mio contributo, ma anche la mia presenza lì è stata molto apprezzata da quelli che durante i primi giorni cercavano di ostacolare. Lei ha scritto nell'introduzione, il paragrafo intitolato Un monito a non abbassare la guardia, che questo libro si propone anche di aiutare a riconoscere i primissimi segnali di una strage che sta per compiersi. I processi di cui mi sono occupata, le vicende che racconto, spiegano come chiunque in determinate condizioni possa trasformarsi in una macchina omicida capace di uccidere a sangue freddo in modo seriale se stesso e gli altri. Dunque, un monito davvero a non abbassare la guardia, perché quello che è successo in Ruanda potrebbe tornare ad accadere in qualsiasi altra parte del mondo. Certo, anche nel nostro paese, non bisogna pensare che il genocidio sia come una malattia di un certo, certo, angolo del mondo, una malattia tropicale, no? È un rischio e l'interesse per questo lavoro è che si capisce perché, come si è arrivati a questa tragedia. Non è una tragedia che arriva come un temporale da un momento all'altro, è un qualcosa che è stato pianificato, programmato, evoluto e che di cui si sono visti i primi segni anni prima, quindi questa esperienza di cui io racconto delle piccole parti, ma l'intento è quello di far capire che noi, intorno a noi, ci sono delle volte dei segnali che possono, se non sono capiti e se non si interviene per fare qualcosa e prevenire che si arrivi alla tragedia, si può arrivare alla tragedia. Ognuno di noi ha delle ambizioni politiche, ambizioni di avere più potere, di avere più ricchezza, e questo può spingere fino all'estremo. Non si è dei morti, questi imputati che sono stati condannati dal TPR non sono delle persone che non sono come noi, sono, anche noi possiamo diventare come loro se non riusciamo a capire i segni che vediamo in una società, in un contesto, specialmente quando c'è una crisi economica. La crisi economica aggrava sempre i conflitti che ci possono essere all'interno di una società insieme ad altri fattori, e si individua facilmente un nemico, si individua facilmente un gruppo che sarebbe poi responsabile di tutti i mali. È molto facile questo trasferire su qualcuno tutte le responsabilità per quello che non va, tra cui anche la crisi economica, ma è un rischio che può esserci in tutte le parti del mondo, e sta a noi capire i segni che possono intravedersi e agire, perché queste crisi non si sviluppano, non arrivino alle estreme tragedie. Quindi non è qualcosa di esclusivamente africano, esclusivamente di un'altra regione, ma è purtroppo una tragedia dell'umanità che lascia che alcuni fenomeni si vadano fino all'estremo di questa tragedia di identificare in un gruppo la causa di tutti i mali, e quindi un gruppo quindi che va eliminato. Ecco, questa era la logica che ha portato a questa terribile tragedia, dove ognuno è diventato il nemico del vicino, nemico anche di amici che prima, con cui prima divideva tutto. Quindi questo è un modo di cambiare il nostro modo di vedere le cose. Quindi se lo vediamo il genocidio del Ruanda come il genocidio del Ruanda, questo è sbagliato. Il genocidio è un crimine che ci ha coinvolto tutti, ci ha offeso tutti, questo è un crimine internazionale, quindi ha offeso, esatto, tutta l'umanità, e tutta l'umanità deve fare in modo di prevenire altri genocidi, dovunque ci siano segnali premonitori, e noi stessi dobbiamo sentirci responsabili. Questo è non basta essere giuristi, procuratori, avere altri ruoli, ma ogni individuo deve capire questo. E perciò che ho cercato di scrivere questo libro è proprio per comunicare questo grave rischio per l'umanità. Noi ci dobbiamo attrezzare, ci sono i mezzi, e è importante arrivare in tempo e non rimanere a stare a guardare. Questo è il titolo, doveva essere Mentre il mondo sta a guardare, perché ci sono altre
altri problemi oggi, altri, sì. Altri avvenimenti e delle volte il mondo rimane a stare a guardare. Il mondo significa non solo chi ha il potere, chi governa, ma gli individui. Da un punto di vista umano, lei appunto è rimasta in Ruanda 9 anni, quindi ha ascoltato storie, testimoni, persone che hanno vissuto dal di dentro il genocidio. È riuscita a non farsi coinvolgere? Il coinvolgimento umano ed emotivo è inevitabile. E poi che cosa ha imparato dalle persone del luogo? Dalle persone del luogo si impara moltissimo perché io ho dovuto contare sulle persone del luogo, che in particolare si trattava di sopravvissuti, di persone, sì, che avevano subito traumi molto profondi, e quindi ho dovuto cercare di costruire una fiducia tra me e loro e quindi di guadagnare questa fiducia e soprattutto di convincerli a prendere una decisione estremamente coraggiosa di testimoniare. E queste persone, raccontandomi quello che hanno vissuto, hanno chiaramente dimostrato fiducia, ma mi hanno anche insegnato che la disattenzione, la indifferenza, la visione dell'Africa come una fonte di grande ricchezza da sfruttare, quindi il vedere giustamente in noi occidentali sempre qualcuno che è lì per sfruttare o comunque per trattare queste persone come persone che hanno sempre bisogno, questo l'ho appreso, quindi noi non andiamo lì per aiutare, noi andiamo lì perché è un dovere, quello che è successo lì non riguarda solo i ruandesi, anche se i ruandesi l'hanno subito direttamente. E quello che mi è stato insegnato è che semplicemente di una bambina, no? Una bambina che ho trovato intanto in qualche villaggio per il mio lavoro, e io mi aspettavo che questa bambina, non so, chiedesse chissà cosa, e invece chiedeva di studiare. Ecco, quindi questo mi è rimasto impresso, perché è vero che una bambina che era poi sopravvissuta anche lei, per i fatti del 94, non si è lamentata con me della perdita dei suoi, si è lamentata del fatto che la sua scuola, tra le altre cose, era stata distrutta. Ecco, questo diritto ad avere le condizioni che hanno altri bambini in altri paesi del mondo è stata per me una lezione. Ecco, quindi da un lato mi sono sentita incoraggiata a continuare il mio lavoro e dall'altro lato ho capito che questo diritto allo studio, questo desiderio di questa bambina di attrezzarsi, di avere le condizioni per essere alla pari un giorno con altre persone di altri continenti, di altri paesi, è importante. E cosa ho ancora potuto imparare? Ho imparato, come ho detto, come lei ha citato, che ognuno di noi può arrivare ad essere Polinia Ramasuco o Tenasse Rombo o altri imputati, Ruggio, e per chi fa del giornalismo naturalmente Ruggio insegna che con la parola, con la comunicazione si può commettere genocidio, quindi parlando alla radio, parlando alla popolazione con frasi che additavano questo gruppo etnico come gli scarafaggi, i mali, i serpenti, qualcosa da distruggere, anche le larve, ecco, queste espressioni che un giornalista comunicava in questo modo sono state molto efficaci, hanno determinato poi massacri immediatamente dopo. Certo. E i discorsi, i comizi delle autorità politiche, quindi sempre incitando la popolazione, anche quella che era un po' restia a essere implicata nei massacri, come nella prefettura di Butare, dove il genocidio è cominciato più tardi. Le autorità si sono recate lì per dire: beh, anche voi dovete darvi da fare e lavorare, eccetera. Quindi questi discorsi, queste comunicazioni costituiscono di per sé genocidio, anche se poi non ci sono i massacri. Questo è importante dire, è un crimine il fatto di incitare direttamente e pubblicamente a commettere genocidio. Quindi bisogna fare attenzione nelle comunicazioni al pubblico, nelle comunicazioni che facciamo ad altre persone, e nell'uso di parole che possono appunto far diventare, identificare come nemico un gruppo, un altro gruppo che può essere, come ho detto, etnico, razziale, religioso, sì, politico. Quindi,
quindi bisogna pensare. Siamo tutti responsabili. Siamo tutti responsabili. No, non siamo tutti responsabili, siamo responsabili di prevenire, certo. Non della commissione certamente, ma di prevenire quello che non è, per me non posso parlare di tragedia, è un crimine internazionale che è devastante non solo per il popolo che l'ha subito direttamente, ma per l'umanità, perché c'è una regressione indietro ma di molti secoli e quando si arrivano a questi punti dove si disconosce che un essere umano è un essere umano è un arretramento terribile per l'umanità. In conclusione, lei nelle pagine conclusive scrive che c'è una parola che è entrata nel suo lessico familiare, l'ha fatto in modo toccante, il cui ricordo serberò sempre nel cuore. La parola è murakoze, che significa grazie, ed è una delle poche parole nella lingua ruandese che lei ha imparato. A scriverglielo su un biglietto, a scriverlo è stata una signora anziana che in un certo senso ha voluto ringraziare lei, ma tanti altri, di quello che è stato fatto. Un po' questo è il senso della parola, il senso del ricordo che serberà di quel momento. Il grazie non era rivolto a me, se lei vede bene la vicenda era che questa signora aveva lei ricevuto un bigliettino con la parola murakoze, che significa grazie, perché lei aveva fatto di tutto, del resto era stato colpito da una scelta sulla nuca e aveva perso la parola, ed era per fare per distrarre gli aggressori e quindi aiutare i rifugiati ad andare da qualche altra parte, quindi è lei che riceve questo biglietto e lo vuole dare a me. Quindi questo è un altro esempio di come gli esseri umani comuni, come gli esseri umani si possono tramandare questo era un po' per lei quello che poteva dare, probabilmente non so perché l'ha voluto affidare a me, penso che questo è un ponte tra noi e tra noi che certo. Eravamo lì non ruandesi, che facevamo un certo lavoro, e i ruandesi. Questa è stata una bellissima conclusione della mia esperienza, perché alla fine, come ho detto all'inizio, sono arrivata non solo ad avere la fiducia delle persone, ma a raccogliere quello che per loro era prezioso, e per questa donna questo biglietto con Murakoze, Prudence, era, penso, prezioso. E lo sguardo di chi ci rimprovera, lei conclude, di non aver fatto nulla per evitare un genocidio alla fine del XX secolo, mentre le sue immagini spaventose andavano in onda sulle televisioni di tutto il mondo in diretta, mentre l'Occidente si crogiolava nella sicurezza economica e nel progresso. Non ci sono alibi per tutto questo. Dopo anni di discussioni e ricerche, oggi è assodato che le stragi del 1994 in Ruanda potevano essere evitate. Un senso di impotenza, come lo stesso senso di impotenza che noi proviamo, ecco, adesso di fronte a quello che sta succedendo in Siria. Lo so che non è paragonabile, però comunque anche lì nell'arco di un anno sono state uccise tantissime persone. Questo senso di impotenza, lei prova anche lei questa sensazione, questo sentimento? Ma forse con questo senso ci conviviamo, perché la storia dell'umanità ce lo dice. Dipende da noi, noi abbiamo un dovere di proteggere noi stessi da un degrado, da un arretramento della nostra società, del nostro essere oggi in un contesto che si ritiene estremamente sviluppato e civilizzato, e che invece non ricorda che al centro di tutto c'è l'essere umano, che va protetto proprio nei suoi diritti fondamentali, nelle ultime risoluzioni sia del Consiglio di sicurezza dell'ONU sia dell'Assemblea degli Stati parte della Corte Penale Internazionale. Si ribadisce questo concetto, cioè il dovere delle autorità, di chi ha il potere, di proteggere la popolazione. Quindi di proteggere che cosa? Dal genocidio, dai crimini contro l'umanità, dai crimini di guerra. Questo è un dovere, e se chi ha il potere non fa quello che deve fare, un altro intervento dovrebbe essere possibile. Ecco, questo è il concetto moderno, quello che io dico un po' il cambiamento grandissimo in cui bisognerebbe probabilmente lavorare di più, specialmente per le future generazioni.
essere implicati di più. È un cambiamento meraviglioso, cioè oggi ci sono strumenti, sarà la Corte Penale Internazionale, comunque i meccanismi che possono imporre a chi ha il dovere di farlo, e in caso che questo dovere non sia compiuto ci sono altri interventi. Ecco, questa è la novità dopo la creazione delle Nazioni Unite, però è fragilissimo, perché se questo strumento non funziona perché manca la cooperazione, o soprattutto perché manca la conoscenza. Io ho detto nel mio libro che come si fa a dominare istinti verso, non so, il fatto di eliminare il nostro simile, o eliminare una popolazione, o fare commettere dei crimini. Come si previene? Si previene conoscendo prima di tutto e ricordando, per conoscere, e senza conoscenza non si può avere la memoria del male e prevenirlo. Quindi bisogna conoscere, bisogna ricordarselo e usare conoscenza e memoria con la ragione. Con la ragione significa identificare qual è il mezzo più opportuno, qual è l'intervento più opportuno per prevenire o almeno limitare i danni di questi fenomeni, di questi eventi così preoccupanti che stiamo osservando. Certo. in questi tempi. Quindi convivere con situazioni di conflitto oggi non è più possibile, non ci si rassegna più. Ma come fa? Se non c'è la conoscenza, la memoria, non può la nostra ragione identificare l'intervento necessario nelle singole situazioni. Le conoscenze e memoria servono alla ragione, sono quasi il nutrimento della ragione, perché si attivi e identifichi qual è l'azione più adeguata per, come ho detto, prevenire o almeno limitare i danni di certi eventi. Senza questo, è perché conoscere è importante, ma come conoscere? E difatti il mio sforzo di scrivere questo libro è proprio cercare di aiutare a conoscere, e una volta che si conosce e che si ricorda quello che è successo in passato, possiamo prevenire per il futuro. Un post-it dunque per le nuove generazioni, ma per chiunque. Il libro di Silvana Arbia, Mentre il mondo stava a guardare, edito da Mondadori per Strade Blu. La ringrazio di cuore davvero per essere stata con noi quest'oggi, per averci dedicato il suo tempo. La ringrazio e continui a testimoniare, ecco, quello che ha scritto. Grazie davvero di cuore, buona giornata. Molto piacere, buona giornata. Grazie, a presto. Bene, dunque, questo è il libro del quale vi abbiamo voluto parlare quest'oggi, con una testimonianza molto forte, appunto, di una donna magistrato che ha lottato e combattuto delle battaglie nel nome della giustizia, una donna magistrato che è rimasta 9 anni in Ruanda presso il Tribunale Penale Internazionale. E adesso è arrivato il momento di ascoltare le parole di Don Francesco Armenti, che anche oggi ci accompagnerà con i suoi passi di tenerezza.